me somebody. Let's go. Amici di Guglia Web Sport TV, lo sport continua a dettare i suoi ritmi che sono incessanti, lo sport è pieno solo di gente che ha fretta, ma non perché vuole essere frettolosa, ma perché ha fretta nella sua sensibilità emotiva di ottenere i risultati che si ottengono a volte attraverso millimetri, decimi di centimetri, tempi, colpi, performance, come quelle che avvengono anche nel grande mondo delle arti marziali, in particolare nel mondo del karate, frequentato da tantissimi anni da un grande amico, quale l'ex brigadiere. Brigadiere? Sì. Beh, vedi che non mi dimenticavo. Capo dell'arma dei carabinieri. Che ha avuto l'onore di servire per tanti anni, che ha vissuto tra l'altro l'anno scorso un grande genetriaco, 200 anni dell'arma dei carabinieri. Ecco. Sì. Il maestro Vincenzo Tripodi, quinto dan? Sesto dan, gliene toglievo uno, di karate, per dire il livello che ha raggiunto maestro Vincenzo Tripodi dal momento in cui ha cominciato questa esaltante avventura nel mondo delle arti marziali. Quando è iniziato tutto, Vincenzo? È iniziato all'età di 15 anni, sì, 15 anni, ho cominciato con una vecchia federazione, poi motivi di lavoro, mi sono trasferito, Arma dei Carabinieri, allenamento anche al centro sportivo italiano con l'Arma dei Carabinieri e adesso siamo qui ad Albenga da parecchi anni. Un po' di anni, perché è un po' che ci conosciamo noi. Più di 30 anni, Stefano, più di 30 anni. Adesso le cose sono cresciute. Venivi già a trovarmi in un'altra radio quando ero un ragazzino, in un'altra televisione quando ero uomo fatto. Adesso che sono più che maturo, siamo di fronte a un altro schermo, ma è bello, vuol dire che lo sport continua ad avere un seguito attraverso i suoi grandi protagonisti. Sì, quello che volevo dire è comunque abbiamo fatto molta strada, tanta strada, tanti campioni, ragazzi che poi diventano adulti. Oggi ho il piacere di avere con me i loro figli che fanno karate. Devo dire rappresenti un sodalizio di Albenga, vero? Che ha un nome ben preciso. Allora, io sono il presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Shobukai Karate Do, che è nella piana di Albenga dal 1989, sono 25 anni. Oltre a quello, da 12 anni sono vicepresidente dell'OXEN, del Centro Sportivo Educativo Nazionale di Savona, dove ringrazio il mio presidente di Otto Mauro, che è sempre disponibile con tutti, e al di là di quello sono anche un referente, un docente nazionale della FESIA, Formazione Sport Italia Arti Marziali, che è affiliata anche lei al Centro Sportivo Educativo Nazionale. Io ho avuto il piacere di presentare tante manifestazioni di Vincenzo e di partecipare anche in collaborazione con lui e a qualche volta anche esibirmi come kendoka. Vincenzo, senti, adesso il Shobukai Albenga su quanti atleti conta? Chi sono poi gli elementi di punta del tuo sodalizio? Ma direi che sono tutti bravi. Domenica 23 novembre ne ho portati 8 al trofeo Karate Kid per la qualificazione del campionato italiano. Si sono qualificati tutti e 8. Sono veramente contento, soddisfatto, si impegnano, sono ragazzi e bambini che danno il massimo e speriamo che i campionati italiani organizzati dalla FIGILCAM e dagli amici dell'ASI ci porti ancora bene. Soprattutto se arrivasse un titolo italiano non sarebbe male. No, speriamo. Ecco, tra l'altro Vincenzo ogni tanto ama ancora esibirsi, io ti ho visto e posso dirlo, e i nostri spettatori ho visto Vincenzo fare veramente quelle cose che molti vedono fare solo nei film. Rompere le assicelle e rompere i mattoni. Lo fai ancora? No, non più. Ma perché ti è venuta il dorso della mano un po' morbido? No, non più, perché ormai queste cose sono passate. Ormai il karate si è evoluto, abbiamo cose nuove, abbiamo altre ideologie, altri modi di vedere il karate. L'Italia comunque ha fatto grandi passi nel karate, perché proprio 2 settimane fa con Radio Delivery 101 ho intervistato la neocampionessa mondiale, che tra l'altro è una tua collega, la Sara Cardin, che ha vinto il titolo mondiale femminile del karate. Quindi
quello che era una volta solo patrimonio degli orientali sta diventando per acquisizione anche dell'Occidente, anche vero? Occidentale, sì, anzi, dirò che i giapponesi hanno un po' paura perché hanno visto che stiamo diventando veramente bravi. Loro, con tutto bravi. Rispetto, perché come certo, sai, pratico un arte marziale giapponese anch'io, hanno sempre questa sorta di soggezione verso l'Occidente per paura che di venire sorpassati, sì. Che prendano in mano un testimone che loro considerano inattaccabile. Ma diciamo che adesso, come adesso, grazie al maestro Shirai, il fondatore dello stile karate Shotokan in Italia, ha tirato su dei bravi campioni italiani, grazie anche a lui comunque, se abbiamo oggi veramente degli atleti con tanto di cappello. E nelle arti marziali non finisce mai di imparare. Vincenzo, tu è vero che sei uno che ha ancora tanta sete di apprendere e poi di dare a tua volta i tuoi allievi. Sì, ho voglia di sempre di imparare. Vado ai miei stage con i miei maestri, ottavo, nono dan, sono lì come gli allievi e sono sempre, mi sento, un allievo. Sempre. È giusto, un maestro se perde la peculiarità dell'apprendista allievo. È finito. Senti, pochi secondi per dirci se c'è un elemento di punta o più elementi di punta dello Shubukai Karate al Benga da segnalare. No, direi che al momento, se parliamo di gare, spero che vada bene questa qualifica ai campionati italiani. Però vorrei dire velocemente un ringraziamento al presidente Tiziana Turletto della FESIAM e al maestro Gianlivio Rodolfi, che sono loro i promotori che portano avanti anche un po' il discorso Xen Liguria. Benissimo. Vincenzo Tripodi, sesto dan di karate, un grande maestro che ha portato il suo talento qui in Liguria da tantissimi anni con lo Shubukai Karate al Benga. Arrivederci in un'altra puntata. Arrivederci, grazie. Help me somebody.